Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Questi giorni il mio telefono sta impazzendo, i social stanno impazzendo. Dopo la prima non pubblicazione del 1 aprile, anche il 3 aprile è fallita. Non è stato pubblicato nessun documento sul sito internet ufficiale di Sport e Salute. Ma veniamo a noi. Abbiamo tanti documenti che stanno girando in questi giorni che dicono compilare questo modulo per avere il rimborso di 600 euro per operatori sportivi, compilare questi documenti, nome dell'associazione, numero di telefono, email, dati personali sensibili. Assolutamente, allo stato attuale non esiste nessun documento. Lo ribadisco perché in tanti mi state girando dei moduli, ma non sono moduli ufficiali. Possiamo compilarli per avere una banca dati nel momento in cui si dovesse aprire uno spiraglio. Potremmo comunque attingere da dei documenti, ma assolutamente non sono ufficiali. Dobbiamo aspettare che vengano pubblicati effettivamente sul sito internet di sportesalute.eu e da lì poi potremo cominciare ad operare ed effettuare la nostra richiesta. Riguardante un'altra domanda che mi fanno in tanti sui 50 milioni e non i 50 milioni, ho girato un altro video che vi metterò in descrizione, potete dare un'occhiata, riguardante il calcolo matematico di quanto dovremo percepire sui 50 milioni di euro che sono stati emessi. Ovviamente vi accenno, come ho pubblicato nell'altro video, che non ci sarà la possibilità matematica che tutti potremmo ricevere la somma di 600 euro, ma ovviamente dovremmo calcolare bene quali sono i parametri delle domande, perché si vocifera tanto, si vocifera anche che il Presidente non possa percepire la somma dei 600 euro come rimborso per il mese di marzo 2020. Si vocifera che alcuni operatori che non hanno un contratto attivo, non quindi possessori di una nota compenso spese, ma quelli di un co-co-co sportivo, se non c'è una documentazione regolare scritta con diploma registrato e regolare tesserino pagato, non ci sarà la possibilità di aderire a questa somma pari a 600 euro per marzo 2020. Non esiste attualmente nessun modulo ufficiale. In questo momento sono le 12.06 del giorno 3 aprile, in questo momento non c'è ancora nessun modulo sul sito di Sport e Salute. Qualora dovesse uscire qualche documentazione, sarà mia premura pubblicarlo sulla pagina ufficiale di Danza Italia Asi Danza. Per qualunque altro dettaglio o informazione, i miei social rimangono a vostra completa disposizione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Io sono Danilo Ramici, presidente di Danza Italia e responsabile nazionale del settore danza di Asi, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Ciao a tutti!